Buon compleanno Venezia, un podcast dedicato a fatti e personaggi che hanno fatto la storia di una grande città. Una buona giornata a tutti da Fabio Moresco e benvenuti ad un'altra puntata di Buon compleanno Venezia. Iniziamo la puntata ricordando il santo del giorno, 7 maggio. Secondo il calendario liturgico veneziano, oggi è il giorno di San Stanislao. Oggi vi racconto. Oggi avvenne. 7 maggio 1355. Il Consiglio dei Dieci decreta che il 16 aprile di ogni anno, giorno di Sant'Isidoro, una solenne processione avvenga in San Marco con l'intervento del Doge per ringraziare Dio e San Marco di aver salvato lo Stato dalla congiura del Doge Marin Faliero, decapitato il 17 marzo dello stesso 1355. 7 maggio 1367. Paolo Foscari viene acclamato vescovo di Castello. Succede a Niccolò Morosini, deceduto il 17 febbraio precedente. 7 maggio 1379. La flotta veneziana, che si trova nel porto di Pola, al mattino trova una flotta genovese di 25 navi davanti all'imboccatura del porto. Il comandante, Vettor Pisani, ben conscio della supremazia avversaria e sapendo che è in arrivo una flotta comandata da Carlo Zeno, non vuole dar battaglia, ma non riesce a trattenere i suoi subalterni che ingaggiano uno scontro con il nemico e vengono sbaragliati. Di tutta la flotta veneziana, solo 7 malconce galee riescono a fuggire e a rifugiarsi nel porto di Parenzo. 7 maggio 1404. Dedizione di Colonia Veneta alla Serenissima Repubblica. 7 maggio 1462. All'età di circa 72 anni muore il Doge Pasquale Malipiero. La sua tomba monumentale si trova ai Santi Giovanni e Paolo. 7 maggio 1523. Decede per vecchiaia, a 89 anni, Antonio Grimani. Non era stato un Doge popolare, tanto che appena deceduto e mentre si svolgeva il suo funerale, i ragazzi correvano per le calli gridando «S'è morta carestia! Viva signoria!». La sua tomba, prima della distruzione napoleonica, era situata nella chiesa di Sant'Antonio a Castello. 7 maggio 1543. È consacrata da Giovanni Lucio, vescovo di Sebenico, la nuova chiesa di San Zaccaria. L'armonia dell'insieme, la profusione e ricchezza dei marmi, la preziosità delle tante sculture e pitture che le adornano, ne fanno uno dei più grandi monumenti veneziani. Godeva l'alta protezione della Veneta Signoria, che ogni anno, nel giorno di Pasqua, vi si recava a sentire il vespro in segno di gratitudine nei confronti delle monache che avevano donato alla Repubblica il brolo, cioè l'orto, del loro convento per costruire la Basilica di San Marco. Si dice che in questo brolo, dietro la piazza, si dessero convegno durante le votazioni i Barnabotti, i nobili decaduti economicamente, cosiddetti in quanto alloggiati gratuitamente a spese dello Stato in alloggi presso Campo San Barnaba, ma che mantenevano un seggio nel Maggior Consiglio e che, in cambio di denaro, vendevano il proprio voto,
pare appunto che la parola imbroglio e broglio elettorale si debba proprio al luogo Brolo dove si praticava questa scorretta procedura. 7 maggio 1631 muore il patriarca Giovanni Tiepolo, lasciando molti debiti contratti per la Chiesa. Gli subentra Federico Corner, già vescovo di Padova. 7 maggio 1701 viene imposta una tassa a chi porta la parrucca. Malgrado ciò, questa usanza si diffonde tra tutti i nobili. Si ricorda che il primo doge ad adottarla fu Giovanni Corner nel 1709 e l'ultimo fra i nobili ad adeguarsi alla moda fu invece Antonio Corner da San Marcuola, deceduto il 7 gennaio 1757. 7 maggio 1703. Anche gli ebrei sono autorizzati ad attingere l'acqua dai pozzi pubblici. 7 maggio 1781, ordinata la demolizione della Scuasera, deposito di immondizie situata in Campo San Barnaba. 7 maggio 1825, muore a Vienna il musicista Antonio Salieri, nato a Legnago in provincia di Verona. Da giovane vive a Vienna, dove gode della protezione di Gluck, Scarlatti e Metastasio. A 19 anni compone l'opera comica Le donne letterate, seguita da molte altre. La Fiera di Venezia, lo Spazzacamino, la Scuola dei Gelosi e la tragedia lirica Le Danaidi, rappresentata per la prima volta a Parigi sotto il nome di Gluck. Salieri è anche insigne maestro con allievi come Beethoven e Schubert ed è amico di Mozart. 7 maggio 1895 nasce il Banco San Marco per iniziativa del Comitato Diocesano dell'Opera dei Congressi a Venezia. L'associazionismo cattolico ed il patriarca Giuseppe Sarto, il futuro Pio X, ne sono gli ispiratori per favorire la creazione di un organismo creditizio attento alle esigenze del territorio e della popolazione veneziana. Si conclude qui la nostra puntata, ma prima di lasciarvi con il proverbio del giorno, vi ricordo che se vi è piaciuta la trasmissione lasciate un vostro mi piace ed iscrivetevi al canale YouTube Venezia Classic presenta Almanacco di Venezia. Il proverbio del giorno. Bessi ciama bessi, peoci ciama peoci. Buon compleanno Venezia, un podcast dedicato a fatti e personaggi che hanno fatto la storia di una grande città.